Signore e signori, benvenuti in questo nuovo episodio di Mini World. Prima che incominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Oh, bene bene bene, signori, come state? Bentornati in questo nuovo episodio di Mini World. Vi ricordo che in descrizione trovate i link di Instagram, Telegram e Discord, qualora voi mi vogliate seguire anche sugli altri social. E detto questo, signori, oggi voglio partire con questa puntata, voglio partire alla grande facendovi vedere la pergamena degli iscritti. Pergamena degli iscritti, questi sono i ragazzi che hanno lasciato un commentino nell'ultimo episodio scrivendomi hashtag passaggio segreto, e se volete essere aggiunti alla prossima, signori, dovete lasciare un hashtag con scritto dinosauro, proprio perché andremo a prendere il dinosauro, perlomeno ci proveremo, perché è l'ultimo, uno dei pochi mob che mi mancano, insomma, da temare. Come si fa a temare un dinosauro? Semplicemente vi servirà praticamente il pollo arrosto, in più portatevi anche una sella da monta. Ora, adesso dobbiamo fare tanta attenzione. Inoltre, signori, vi voglio dire una cosa molto 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 importante. Se volete che il prossimo episodio sia una Diamond Challenge qui a 1020 con la facecam, arriviamo a 150 mi piace. So che ci riuscirete e so che ci riusciremo, anche perché anch'io lascio like ai miei video perché mi piacciono. Quindi seguite il mio diciamo il mio esempio e lasciate un bel like per il mio video, come farei io stesso. Comunque, signori, allora dobbiamo andare subitissimo a cercare il nostro nuovo amico. Intanto mi riprendo sta robetta qua, perché effettivamente il legno ci servirà, ce ne servirà tipo tanto. E nell'ultimo episodio vi avevo detto che probabilmente avremmo fatto un altro episodio in caverna, però ho preso il giusto, probabilmente ci tornerò io off camera, oppure ci ritornerò io, magari, perché no, in live. Quindi fatemelo sapere voi sempre con un commento, mi piacerebbe farvi le live. Grazie, un pesce crudo, grazie Graziella. Devo dire che questo dinosauro ci sta facendo penare, mi sta facendo penare veramente tanto, e quindi oggi sono super cattivo perché lo voglio prendere. Allora, come si fa a prendere un dinosauro? Dobbiamo inizialmente colpirlo, e una volta colpito dobbiamo dargli tipo da mangiare. Ora, il dinosauro è lì, dovrò innanzitutto prendere questo. Se non ci riesco nemmeno questa volta, signori, io mi arrendo, proprio totalmente mi arrendo, perché non saprei più come fare. Allora, diamogli un colpetto. Aspetti, devo mangiare prima. Venga, venga, aspetta, sposto. No, 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 la pergamena non si butta, che devo farci il libro. Mangio, come dovrebbe mangiare lui tra pochissimo. Gli do colpettino. No, mi fa malissimo. Colpettino. Colpettino, ora. Venga, venga, facciamo amicizia. No, dobbiamo ricolpirlo. Ok, oh, si è andato. Colpettino. Colpettino, non riesco a vedergli la testa, quindi non so se sta morendo. Proviamo. No, ok, mi ha colpito, mi ha fatto malissimo. Ora, ora, venga, 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 venga. Dai, diventiamo amici. Colpettino, colpettino. Non ha fatto ancora l'emoticon, niente. Quanta vita c'ha però? Ancora niente emotic. E il primo dinosauro ci ha lasciato. Perfetto. Quindi in mente già avevo questa piccola possibilità. Purtroppo il primo dinosauro ci ha lasciato. Ripperuni al primo dinosauro. Perché è così difficile temare i dinosauri? Sono tipo tre puntate che ci provo. E stiamo alla puntata 54, 55. Non ce la faccio più. Ci sto provando. Poi, tra l'altro, mi costa una fracca di pollo. Perché polli? Poi, tra l'altro, qui, in questo bioma, se ne trovano tantissimi. Però, effettivamente, non è poi così tanto facile. Quindi fatemi sapere se siete riusciti a temare voi un dinosauro. Ora, 25 non ci basteranno mai. Spero. Cioè, spero di sì. Che vuole lei, ragnetto schifoso? Guardalo. Tra l'altro, non so se avete notato, mi aveva tolto tipo 80 prima quando mi ha dato il colpo, quindi mi stava tipo instachillando. Però adesso la prossima mossa sarà quella di trovare un altro dinosauro. C'è sempre quello che avevo nascosto, però molti di voi giustamente mi hanno detto forse quello non si può, è un po' più difficile, quindi non prendere lui, prendine un altro. È il motivo per il quale ne stavo cercando un altro. Però qui abbiamo trovato un pollozzo. Ecco qua, due coscette. Ne potremmo fare qualcun altro. Vediamo se ne troviamo anche un altro ancora. Che cosa c'è qui? Assolutamente niente. Grazie, grazie, grazie tantissimo. Sto facendo notte e i mostri si avvicinano e non si trovano i dinosauri. Pollozzi. Pollozzo. No, mi colpiscono.
Un attimo, ma non vede che sto facendo un'altra cosa? Grazie. Eccolo qua, signori. Un altro dinosauro. Spero di riuscire a prenderlo questa volta. Allora, colpettino. Colpettino. Dimmi che ti sei bagato. Adesso non scappi. Non scappi. No. Ok. Colpettino. Ancora niente. Vieni. Colpettino. Ma non perché. Eccolo. No. Sì. Finalmente. Sì, sono il padrone del mondo. Aiuto. Via, torniamo verso casa. Signore, il dinosauro. Finalmente. Lo chiameremo. Non lo so come lo chiameremo. Lo chiameremo. No, sono indeciso tra Ambrogio e Fernandino. Però perché Fernandinosauro. Vabbè, basta. Voglio tornare verso casa. Come però non corre. Madonna, è lentissimo sto tizio. Vai. Alla velocità della luce. Il Team Rocket scappa alla velocità della luce. Aiuto. 133 di vita. Madonna. Tantissimo. Solo che adesso dobbiamo metterlo in saccoccia. Dobbiamo metterlo in sicurezza. Quindi via. Anche perché sicuramente non starete vedendo niente. Quindi ci vediamo direttamente a casa. Ed eccolo qui, signori. Ho fatto un piccolo pit stop per dormire. Ed eccoci di nuovo qua con il nostro dinosauro. E adesso però dobbiamo scendere. Ho sbagliato strada. Quindi piano piano, molto piano, Vado giù. Quanto bello il mio dinosauro. Sì. Ho un dinosauro, ecco. Guardi, mi incastro, però ho un dinosauro. Venga, forza, che fa? Perde tempo? Adesso lo andremo a parcheggiare dove non lo utilizzeremo mai più. No, non è vero, lui lo voglio usare. Ma salta tanto, tipo? La cassella. Vediamo. Op. E qua si riusciamo ad arrivare direttamente sopra al portale Tori. Vediamo se ci riesco. Mai nella vita. No, non muoia, signor dinosauro. Eccolo qua. Buongiorno, io sono il nuovo arrivato. Sono. Perché non entra? È là. Ok, parcheggiatissimo. Tac, tac. E guardate, il signor calce. Palla senza nome. E Fernandino. Fernandinosauro. Che bello. Come stai, eh? Cucciolone. Mi hanno fatto impazzire per prendere questo dinosauro, effettivamente. Ci ho messo, credetemi, ho dovuto anche eliminare delle puntate nel quali tentavo di prendere il dinosauro, ma quel dinosauro non sono mai riuscito a prenderlo, quindi non la caricavo, devo essere onesto. Però adesso abbiamo il dinosauro, sì, quanti pollozzi abbiamo, tanti pollozzi. Ah, io farei una... No, vabbè, adesso non mi serve più fare una strage di pollozzi. Non riesco a sentirmi nemmeno me stesso. C'è una coda che fuoriesce da... Però ovviamente non credo di non poterlo colpire. Ovviamente, perché è mio amico. Almeno che, vediamo. Provo sulla palla. No. Calce, niente. E quindi, signori, dopo tanto tempo, ma tipo tantissimo tempo, siamo riusciti finalmente a prendere anche il dinosauro. Vi ricordo di lasciare 150 mi piace. Oh, ma questa sembra una faccia, ci avete mai fatto caso? Vi ricordo di lasciare 150 mi piace per avere la Diamond Challenge a 1020 e con la facecam. Sarà tipo qualcosa di fantastico da vedere, da fare. Grazie mille ancora per essere rimasti. Finalmente abbiamo un nuovissimo amico, il Fernando. Ferdinando è un altro, questo è Fernando. Grazie mille ancora, ci vediamo in un prossimo video. Ciao.